Questa mostra combina due grandissimi pittori del Cinquecento italiano, Correggio e Parmigianino. Con loro ci sono quattro artisti meno noti ma molto bravi: Anselmi, Candini del Grano, Rondani e Girolamo Mazzola Bedoli. Tutti questi pittori hanno lavorato a Parma tra la fine degli anni 10 del Cinquecento e la metà del secolo più o meno. È un momento molto particolare per l'arte a Parma, un apice di grandi capolavori, creano dipinti e anche, importante notare, disegni straordinari in vari campi, dipinti religiosi, dipinti mitologici, ritratti e poi, come dico, tutti questi disegni. Correggio, che è nato verso 1489, è più vecchio di Parmigianino, è lui che inizia in questo senso, è un grande pittore molto umano, un pittore dell'emozione umano che sa comunicare l'amore della madre per il figlio, l'amore per l'uomo, per la donna, la tragedia della morte. Tutte queste cose nei suoi dipinti sono creati in un modo straordinario, e poi anche bisogna notare una specie di pre-barocco, perché dà un'estasi alla visione religiosa del martirio, che fa pensare a sculture di Gian Lorenzo Bernini come la Santa Teresa. Parmigianino, un artista molto molto diverso, in certi sensi più ossessionato dallo stile, dall'eleganza, dalla bellezza della composizione, solo nei suoi ritratti crea questo rapporto, questo collegamento umano che fa sempre Correggio, ma Parmigianino invece è molto molto geniale anche nei disegni. I disegni del Parmigianino che vediamo in mostra non sono solamente ogni tanto molto rifiniti, ma anche dimostrano il suo modo di pensare, di concepire. Lo vediamo creare l'invenzione dell'opera d'arte. Questi disegni, che sono stati fatti quasi 600 anni fa, hanno l'effetto come se fossero fatti ieri. Questi quattro pittori sono molto importanti perché arrivano a un livello alto, si direbbe, solo perché sono, per così dire, tirati in su dall'effetto Correggio Parmigianino. Prima di Correggio Parmigianino l'arte a Parma più o meno è zero, poco dopo ricade, ma per un momento questi pittori, che hanno anche le sue caratteristiche individuali, arrivano a un livello molto alto artistico.